Oggi sul Bolive parliamo insieme a Sandro Veronesi, in libreria di recente con il Colibrì per la nave di Teseo. Buongiorno Sandro Veronesi. Buongiorno. Da dove viene il Colibrì? Viene dalla vita borghese, da una forma di resistenza alla sofferenza della vita borghese, che noi sappiamo, anche proprio grazie alla letteratura, all'arte, al cinema, che ne produce molta di sofferenza, anche se poi tende a rimuoverla, a minimizzarla o a darla per scontata. Il Colibrì è una metafora che io ho applicato a un personaggio che invece sarà questa sofferenza, questo dolore prodotto dalla vita borghese e dal modo di cui si affrontano le cose, questa sofferenza se la vive tutta, con la caratteristica del colibrì, e cioè impiegando tutte le proprie forze per non farsi spostare, per rimanere fermo, quantomeno, nella sofferenza, come anche nella gioia, nell'euforia, per rimanere fermo e avere sempre le stesse caratteristiche, diciamo, non farsi travolgere, ecco. Nei tuoi romanzi c'è sempre una forte presenza del mondo contemporaneo, si sentono tutte le fragilità dell'uomo nei tuoi personaggi, ma come riesci ad entrare in risonanza con quella parte di noi che appunto soffre così tanto e a farla emergere in modo indiretto? Ah, io non è che abbia questa ambizione, io guardo dentro me stesso e quello che ci trovo, dentro me stesso ci sono anche gli altri, il dolore è di tutti, Quindi non è che c'è poco dentro ognuno di noi, però appunto mi accontento, e come se mi accontento, di tirare fuori quello che c'è dentro di me, perché in questo modo forse qualcuno che ha vissuto allo stesso modo, diciamo, la vita e le esperienze può trovarci qualche spunto per consolarsi o per capire meglio quello che è successo. E senti, il Colibrì è una specie di patchwork narrativo che include lettere, elenchi, cartoline, va avanti e indietro nel tempo, ha una sorta di narratore onnisciente con una sua personalità. Come mai hai fatto questa scelta così ardita? La scelta è stata fatta perché, come appunto in questo romanzo, diversamente dai miei altri precedenti, c'è molto dolore e c'è anche molta morte, morti naturali ma anche non naturali, e comunque più di quanto ce ne fossero negli altri, e ho pensato che fosse il caso di adottare un sistema narrativo diverso dalla pura cronologia, che è un ordine e risolve in un certo senso i problemi, perché tu vai da A a B e non è che c'hai bisogno di pensarci tanto su, però quando poi la narrazione cronologica arriva ai punti più dolorosi, lì il dolore rischia di essere insopportabile. Se io racconto di un personaggio, di un protagonista che li sopporta, non è detto che lo debba sopportare anche il lettore. Io sono uno di quei lettori che, insomma, se il dolore si concentra troppo su certi passaggi, su certe parti, io soffro molto e mi chiedo perché devo soffrire così. Allora, facendo andare avanti e indietro la narrazione nel tempo, che certe cose capiteranno, lo si sa dall'inizio, si comincia a essere avvertiti che ci saranno dei momenti molto dolorosi, perché magari abbiamo letto una parte che ha luogo dopo che siano già avvenuti questi. E allora, in questo modo, quando si arriva al punto, si ha una maggiore disponibilità, in un certo senso si è già accettato e non si viene sorpresi dal colpo. Se fosse uno, va bene, ma questo è un romanzo nel quale ce ne sono parecchi, e io volevo che invece si riuscisse a seguire il protagonista anche nel suo tentativo di ritrovare il piacere dopo tutte queste disgrazie che gli succedono. È un romanzo che dà conto anche di quel piacere, che non è affatto osceno, trovare il piacere, rifugiarsi in qualcosa che ti dia piacere dopo avere subito una perdita, ma al contrario è la cosa che io credo sia più vitale che si possa fare, ancorché controcorrente, diciamo, perché noi viviamo in una società che ancora, pur secolarizzata, tutto quanto, al lutto riserva un ruolo molto sociale, molto importante, per cui sta male che una persona venga vista divertirsi o viaggiare o fare cose piacevoli dopo aver subito una perdita, e invece è proprio quello che si dovrebbe fare. E senti, invece vorrei sapere qualcosa in più del rapporto tra il protagonista Marco Carrera e Luisa Lattes. Vivono un amore mai consumato, che resta platonico, che dura tutta la vita, ma quando sono nella situazione finalmente di poterlo vivere davvero, lei lascia. Perché? Ah, perché ci sono degli amori così, ci sono delle situazioni così, nelle quali ci si trova benissimo stando lontani, e quando invece si ha finalmente la possibilità di dare corpo a tutti i desideri, poi diventa molto tutto più difficile. A un certo punto se lo dicono,
perché continuano a scriversi, continuano a amarsi, si lasciano più volte di quante si mettano insieme, a un certo punto mi ha fatto un conto e non torna, però continuano a parlarsi e a un certo punto se lo dicono. Non è colpa di nessuno dei due, ma il motivo ha a che fare proprio con questa attitudine che ha uno dei due, ma non l'altro, di restare fermo, di cercare di restare fermo almeno, perché effettivamente Luisa Lattes è una donna del suo tempo e il nostro tempo, che è il tempo anche di questi personaggi, privilegia decisamente il cambiamento alla stasi e quindi lei è diciamo impostata per vivere una vita molto anche forse dissipativa, perché ci sono delle buone ragioni anche per evitarlo il cambiamento. Negli ultimi 30 anni i cambiamenti non sono sempre stati meglio, anzi spesso sono stati in peggio, però insomma è molto difficile che una persona che si muove possa stare insieme a una persona che sta ferma, e data la situazione è quella che si muove che si deve fermare più che quella che sta ferma a muoversi, perché a volte chi sta fermo non riesce a muoversi. Nel caso di Carrera si muove per restare fermo, ha tutte le energie piegate lì per cercare appunto di provare ancora piacere, di provare ancora tutte le funzioni, le pulsioni vitali, nonostante fin da molto giovane subisca dei colpi piuttosto duri. E quindi è uno di quegli amori che non sono platonici, ma ci vanno molto vicino, semplicemente perché le persone stanno lontane. E lo star lontane diventa una caratteristica fondante del loro amore. Grazie mille Sandro Veronesi per aver scritto Il Colibrì e per questa chiacchierata. Grazie a voi.